vi introdurrò brevemente per un paio d'ore, ma perché questa il perché di questa cosa io vorrei sottolineare un paio di questioni. Intanto la prima è che, se si può dire, le emergenze che abbiamo di fronte sono sempre più gravi, perché sono sempre più gravi e sempre più connesse. Sono emergenze vecchie ed emergenze nuove. Alcune di quelle nuove sono quelle nuove, non è vero che sono nuove, sono, noi le abbiamo sotto gli occhi da alcuni decenni, sono quelle ambientali. A queste si uniscono ogni tanto, in maniera sempre più frequente, magari non vicino a noi, un po' distanti, ma adesso sono anche vicino a noi, sono quelle della guerra. E le altre emergenze sono quelle che derivano dalla connessione di queste cose. Per esempio, l'emergenza povertà è un'emergenza che è sempre più diciamo, pesante, ed è sia diciamo, nei paesi più poveri, ma sia nei paesi ricchi. In Italia, anche per colpa della pandemia, che peraltro è anch'essa molto legata alle questioni ambientali, la povertà sta aumentando. La questione della guerra sta portando ancora di più, diciamo, la povertà nel mondo. C'è la questione alimentare, poi magari facciamo un po' di approfondimento su questo. Insomma, tutte queste emergenze sono connesse. C'è un legame profondo che lega tutte queste cose, ed è il legame dato dal modello di produzione, dal modello con cui l'uomo, diciamo, estrae valore dalla natura ed estrae valore dal lavoro delle persone. Questo è un modello vecchio, un modello che parte, diciamo, da quando l'uomo ha cominciato a fare l'allevamento, da quando ha cominciato, diciamo, a legare il suo rapporto con gli altri, fra gli uomini e con la natura, alla proprietà dei mezzi di produzione. Allora erano gli armenti, poi sono diventati altre cose. Tra l'altro è un modello che ha anche caratterizzato poi la struttura della società, diciamo, che si è venuta a creare, che si portiamo avanti ancora adesso. Il modello patriarcale che noi abbiamo ancora, diciamo, che ancora provoca i danni che noi conosciamo, deriva proprio da come si è strutturato il modello di produzione. Perché questa introduzione? Per dire che non si può essere, diciamo, non si può guardare solo una piccola parte della cosa. Non si può essere, diciamo, ambientalisti senza considerare il modo con cui gli uomini affrontano il modello economico produttivo, insomma. Per questo il titolo è Rosso Verde. Cioè bisogna essere capaci di affrontare le tematiche che riguardano l'ambiente, avendo considerazione che tutte queste cose derivano dal modello di produzione e dal modello con cui le società dell'uomo si approcciano ai modelli economici. Quindi è necessario superare questo modello economico, è necessario superare il capitalismo. Questo è, diciamo, l'elemento di fondo che sembra una banalità, però è importante, perché se noi andiamo a vedere cosa succede sulle questioni ambientali, ci rendiamo conto che questa è una cosa non compresa ancora. Quando chi di noi ha iniziato a occuparsi d'ambiente magari 20 o 30 anni fa, si sapevano già le cose, conoscevano già i problemi. Però questi sono stati negati fino a poco tempo fa. L'ultimo più importante è stato Trump, che se n'è andato qualche anno fa e probabilmente magari ritornerà fra un po'. Ma nonostante questo, che adesso tutti si dichiarano ambientalisti, tutte le forze politiche si mettono il loro marchietto verde sulla giacchetta, però nessuno affronta il tema alla radice. Peraltro anche nelle questioni, diciamo, istituzionali, noi abbiamo un caso esemplare, è quello della Commissione Europea. La Commissione Europea ha lanciato una serie anche importante e utile di iniziative sulla questione ambientale, però poi alla fine, giusto
recentemente abbiamo visto come si è allineata sotto la pressione delle lobby a inserire in quella che era diciamo la cosiddetta tassonomia, cioè quelle regole per selezionare i cosiddetti finanziamenti per favorire la sostenibilità, ha inserito il gas e il nucleare, mentre prima proprio non c'erano queste cose. Questo è un segno di come diciamo, le forze diciamo, legate al profitto, all'accumulazione del profitto, governino il mondo. Cioè la questione dei dominanti deve essere affrontata se si vuole fare un discorso ambientale, diciamo, serio. Peraltro dobbiamo anche ricordare che noi abbiamo una storia, cioè non, queste cose non le abbiamo scoperte, lo dicevo prima, non le abbiamo scoperte adesso. Solo per ricordare le cose più recenti, almeno diciamo 70 anni fa già c'era Rachel Carson che scriveva un libro che era La primavera silenziosa, che raccontava quali erano gli impatti dell'uso delle sostanze chimiche nell'ambiente. Già allora, mi sembra che il libro sia del 62, faceva vedere come si aveva una diminuzione degli insetti in maniera molto pericolosa negli ambienti naturali. Fu attaccata in maniera indiscriminata dalle lobby delle industrie chimiche, fu attaccata dal Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America. Ma ancora adesso qui c'è un mio ex collega Carlo Zaghi che si occupava di sostanze chimiche. Negli anni passati ci fu uno scontro pesantissimo in Commissione Europea per regolamentare l'utilizzo di alcune sostanze che hanno un grosso impatto sulla vita delle api. E la Commissione Europea ha sempre arretrato su queste cose. La questione, per esempio, dell'uso del glifosato è sempre stata rimandata, il divieto di uso. Per cui vediamo come in realtà tutte le questioni siano molto, diciamo, condizionate da chi mantiene il potere economico e poi politico. Quindi è necessario mettere in discussione questo modello. Cioè non si può essere ambientalisti senza mettere in discussione questo modello. Quindi il legame, cioè la riflessione che vogliamo fare, che sembra una banalità, però in realtà non è così perché pochi ancora lo fanno, è affrontare il tema della giustizia sociale e della giustizia ambientale in maniera, diciamo, coordinata, in maniera univoca, mettendo in discussione questo modello produttivo, questo modello di società, questo modello economico. Questo ci permetterebbe anche di affrontare problemi che non sono strettamente diciamo, ambientali, che sono per esempio problemi legati alla produzione, al lavoro e al salario. Se pensiamo per esempio alla sovrapproduzione di tutta una serie di beni, che dalle automobili alle cose, alle copertine dei cellulari, noi ci rendiamo conto che abbiamo un modello dove continuiamo a diciamo, sfruttare la natura, ma nel contempo, proprio perché per lo sviluppo delle forze produttive si ha una sovrapproduzione di beni che poi molto spesso sono inutili, noi diminuiamo anche l'occupazione delle persone. Ma poi facciamo anche delle cose, anche in nome dell'ambiente, non facciamo noi, lo fanno le grosse multinazionali, che sono che, diciamo, inutili o addirittura dannose. Il modello, per esempio, di mobilità rimane sempre quello. Adesso non facciamo più le auto con motore a scoppio, meno male, perché se ne parla anche qui da 50 anni, facciamo le auto ibride o elettriche. E non pensiamo che per fare queste cose bisogna comunque avere grossi impatti, da un lato sull'ambiente, perché le terre rare, i metalli come il litio, eccetera, dobbiamo andare a prendere da qualche parte. E per fare questo utilizziamo
sappiamo chi viene utilizzato, vengono utilizzati i poveri, i bambini, eccetera, eccetera. Per cui continuiamo a fare impatti non solo sull'ambiente, ma anche sulle questioni sociali. Cioè impoveriamo sempre di più le persone. Quindi questo è importante come riflessione da fare, perché si può, sì, e si deve riprendere la discussione che peraltro era iniziata, io mi ricordo, negli anni 70, queste discussioni del tema cosa produrre, come produrre e per chi produrre. Questo è un tema, diciamo, difficile da affrontare, ma è essenziale. Come si fa a far questo? Si fa cominciando a discutere di varie cose. Ragazzi, io mio, però. La prima cosa è discutere, per esempio, degli indicatori che ci vengono, diciamo, imposti. Noi è da tempo che si discute dell'utilizzo del PIL o di altri indicatori. Ci sono già altri indicatori, magari vanno messi a punto, ma quello che si usa sempre è comunque il PIL. Di mettere in discussione gli indicatori vuol dire ricominciare ad avere un altro approccio. C'è il tema della più volte sollevato e mai approfondito in maniera seria, che è quello di mettere in discussione il concetto di crescita economica. Si è parlato di decrescita, però è un tema che bisogna approfondire nei suoi contenuti e nel suo significato. C'è il tema, ci sono altri temi, io ne voglio sottolineare solo alcuni che vanno approfonditi. Il tema, vabbè, più discusso è quello dell'energia, che però noi vediamo in questo momento, cioè siccome c'è la crisi dovuta alla guerra in Ucraina, andiamo a cercare di comprare il gas da altre parti. Non è che lo compriamo da paesi, diciamo, ultrademocratici, lo compriamo da paesi che hanno problemi di inflazione anch'essi, no? Quindi, cioè, non abbiamo affrontato il tema dell'energia, non l'abbiamo affrontato nel senso che non abbiamo, sì, abbiamo cominciato a parlare di fonti alternative, però per esempio non abbiamo, o perlomeno si è fatto molto poco, non abbiamo parlato di modelli di distribuzione dell'energia, di modelli di autoproduzione. Le comunità energetiche sono già nate, ma non se ne è fatta una cosa importante. C'è un altro problema grosso, che è quello delle città. Cioè il problema delle città, probabilmente adesso non mi ricordo più i numeri, ma nel giro di pochi anni la maggior parte della popolazione del mondo sarà nelle città, con problemi molto grossi, sia per la qualità della vita nelle città, soprattutto per i poveri. Le bidonville delle grandi megalopoli del mondo sono sempre più ampie. Dobbiamo affrontare questo problema. Dobbiamo affrontarlo nel senso di dare la casa alle persone, nel senso di garantire una vita decente nelle città, e non possiamo lasciarlo in mano a chi anche su questo ci fa delle situazioni. Ma c'è un altro grosso problema, e voglio chiudere un po' qua, che è quello del cibo e della sovranità alimentare. Noi adesso ce ne accorgiamo un po' perché c'è la questione del grano dell'Ucraina. In realtà questo è un problema che dipende solo in parte da questa guerra. Il problema dipende da come, appunto, il modello economico governa il mondo. Non c'è soltanto la mancanza del grano che arriva dall'Ucraina. C'è il problema che chi magari potrebbe coltivare il grano nel proprio territorio non lo fa per motivi economici. Ma anche in Italia, che è un paese non certamente sottosviluppato, noi abbiamo, non ricordo i numeri, però si possono tirare fuori, un sacco di territori incolti. Noi avevamo tutto il buona parte del centro-sud, che era una volta coltivato a frumento. Ora, da un lato ci sono i problemi ambientali, quindi la crescita ricordo che noi abbiamo oltre il 20% di territorio soggetto a desertificazione. Quindi i problemi ambientali incidono sulla capacità di produrre cibo.
ma molti terreni sono incolti perché agli agricoltori non ci stanno nei prezzi, non ci stanno nei prezzi perché i prezzi sono governati anche qui da multinazionali del cibo che tramite la borsa di Boston decidono quali sono i prezzi del frumento, i prezzi del riso, per cui non si produce. Molti territori, sia dell'Africa, sia dell'India, sia di altre nazioni del mondo, potrebbero produrre cereali, come appunto il frumento, ma non li producono, o perlomeno fanno fatica a produrli perché sono costretti a utilizzare le sementi vendute da alcune multinazionali e non gli è permesso, diciamo, coltivare grano proprio. Non possono farlo perché ci sono questi brevetti sulle sementi. E questo è un problema che si può anche vedere da come non soltanto i paesi, ma soprattutto grosse multinazionali si stanno appropriando, comprandoli, dei terreni fertili. Sì, ma adesso noi abbiamo visto qualche tempo fa questo dato che riguardava l'Ucraina. Sembra che una buona parte, cioè più di 3 milioni di ettari di terreno fertile, siano proprietà di alcune multinazionali americane, cioè un territorio superiore alla superficie dell'Italia. E questo avviene in molte parti del mondo, avviene in Africa, avviene. E questo è un problema che riguarda sempre il modello, diciamo, che pochi mettono in discussione. Cioè bisogna affrontare queste tematiche. Per questo stiamo facendo questa riflessione, cercando di aiutare una riflessione comune per mettere insieme le varie problematiche, che appunto vanno da quelle che riguardano le questioni ambientali, che sono sempre più gravi. Cioè, ricordo che siamo in maggio e sono previste temperature qui a Roma di 38 gradi nei prossimi giorni. Se rispettiamo gli obiettivi che si sono dati alla COP di Parigi, i 2 gradi o il grado e mezzo per il 2050, comunque in zone come potrebbe essere Roma, cioè i cosiddetti hotspot, in luglio si potrebbero avere 50 gradi. Quindi già i problemi sono gravi e noi li stiamo aggravando. Quindi facciamo questa riflessione per mettere insieme, per affrontare in maniera coordinata sia le questioni ambientali sia le questioni sociali. Per le questioni sociali ricordo che ce n'è una forse un po' oggi nel passato un po' sottovalutata, ma che ancora, diciamo, ci dà dei problemi, che è una visione del mondo e della società ancora patriarcale, insomma, che deriva proprio da come diciamo, le società umane si sono organizzate, almeno, diciamo, nella maggior parte del mondo, nella società. Ci sono altri problemi che si possono approfondire. Per esempio, ne accenno solo qualcuno e poi chiudo. Proprio a proposito della tassonomia, no? La tassonomia, queste regole della Commissione europea, erano pensate anche per favorire modelli alternativi di finanza. C'è qui in Italia abbiamo l'esperienza di Banca Etia, che può essere anche magari criticata, però è un'esperienza importante. Cioè, la politica deve anche intervenire su queste cose, cioè non possiamo pensare che per gestire i problemi che abbiamo di fronte questo mondo della finanza sia quello adatto, perché è comunque, diciamo, quel mondo che favorisce le scelte pessime che ci sono. Poi chiaramente se la riflessione va avanti, poi dobbiamo appunto affrontare quegli altri temi, come appunto cosa produrre, come, per chi, cioè dobbiamo produrre ancora le automobili o dobbiamo garantire una mobilità collettiva sostenibile. Questo è un esempio, ce ne possono essere molti altri, che possono essere questioni culturali, cosa mangiare, per esempio. Dobbiamo continuare a mangiare, adesso
fortunatamente in queste ultime decenni è diminuita la quantità di carne che mangiamo, però siamo arrivati ad arrivare a quasi 100 kg a testa in Italia. E in altre parti del mondo, in America, in Germania, si è superata questa soglia. Anche qui, e chiudo davvero, la FAO qualche 10 anni fa ha detto, in maniera contraddittoria, che per dare da mangiare alle persone da qui al 2050, al 2030, al 2050, non mi ricordo, bisognava produrre 200.000 tonnellate in più di carne e 200 milioni di tonnellate in più di carne e 1 miliardo di tonnellate in più di cereali. Ma questa è una contraddizione. Cioè, ricordo che grosso modo per produrre 1 chilo di carne si consumano 7 chili di cereali. È chiaro che ci vogliono un po' di proteine animali, però se noi dobbiamo allineare tutto il mondo al modello di consumo alimentare della Germania e degli Stati Uniti, non ce la possiamo fare. Peraltro dal punto di vista sanitario è anche negativo. Quindi questi temi vanno affrontati in maniera coerente e in maniera, diciamo, come dire, sinergica. Per questo è necessario, diciamo, lavorare per costruire, diciamo, un'iniziativa, ma anche, diciamo, dei soggetti politici che mettono insieme le questioni relative alla giustizia sociale e alla giustizia ambientale. Sono stato forse un po' confuso, ma è quello che...